Giorgina, a te sali in macchina che sistemo la spesa e poi si va via, va bene? Sì, babbo. Ora però mi devo nascondere e il babbo non mi deve vedere. Penserà che mi ha lasciato al supermercato. No, c'è un piccolo problema, Cinzia. Che è successo? Non c'è in macchina. Come non c'è in macchina? Non c'è. Ma ora che si fa? Non lo so. Pronto, carabinieri? Sì, devo denunciare uno smarrimento. Ma si è fatto tardissimo. Giorgia, guarda che è ora di merenda. Babbo, mancano gli yogurt. Giorgia, è da due giorni che dico che bisogna andare a fare la spesa. Se non si va a fare la spesa, stasera non si mangia niente. Uffi. Buonasera ragazzi, incredibile. Ma che è rimasta solo questa qua? No, bisogna per forza andare a fare la spesa. Giorgia, vieni qui per favore. Che c'è, babbo? Oh, non ti arrabbiare, vestiti che bisogna andare via. E dove? Bisogna andare a fare la spesa, Giorgia, perché nel frigorifero e in casa non abbiamo niente. Uffa, non mi piace andare a fare la spesa. E poi non ci puoi andare con la mamma? Giorgia, la mamma è a lavorare. Uffa, babbo, non ci voglio andare, non lo voglio. Allora facciamo così, Giorgia, se vieni con me, fai la brava e mi aiuti a fare la spesa, magari dopo ti compro qualcosa che ti piace, va bene? Sì, papà, allora vengo! Vai, veloce! Ti aspetto in macchina! Va bene! Giorgina, sei contenta di venire col babbo a fare la spesa? No, non c'ho tanta voglia, però quando arriverò là mi comprerò un bellissimo giocattolo! Non è che siamo in un negozio di giocattoli e ti puoi scegliere tutti i giocattoli che ti pare, eh? Va bene, babbo. Brava. Ora però mettiamoci la cintura che si va, perché bisogna sempre pensare alla sicurezza. Quindi cintura e andiamo. Ecco arrivati. Giorgina, ci sei? Senti un po', Giorgina. Stavi cascando? Brava, Giorgia! Lo sai prendere il carrello? Sì, babbo, ti ho visto prenderlo un sacco di volte. E allora ti do il gettone per prendere il carrello. Sono proprio curioso di vedere se ci riesce. Andiamo su. Allora vediamo se Giorgia è così brava a prendere il carrello. Adesso si mette. Sì, aspetta, ti aiuto, togli la mano. Ok, vai, spingi in dentro. Ok, ce l'abbiamo fatta. Vai, tira, tira, tira. Brava. Su, veloce dentro, veloce, veloce. Ce la fai? Non vedo. Ho in mente uno scherzo da fare al babbo. Giorgia, ma perché ridi? Niente, ho visto una cosa che mi faceva ridere, quindi ho riso. Certo che sei strana. Andiamo su, che sennò si fa tardi. Giorgia, Giorgia, vai piano, vai piano, vai piano. Ehi, mi diverto un sacco. Sì, ho capito, ma se rompi qualcosa qui ci fanno pagare tutto. Quindi fa la brava, su, andiamo a prendere le cose che ti servono. Ragazzi, la Giorgia è scomparsa, l'avevo lasciata qui, sono sicuro che era qui. Gli ho detto prendo due merendine e metto nel carrello. Invece, Giorgia, che cosa ci fai nel reparto schifezze? Sto prendendo le mie cose. Sì, ma io ti ho detto di prendere le merendine, non questa roba qui. Cioè tu per andare a scuola ti mangi marshmallow, ti mangi la roba della Kinder così. Giorgia, prendiamo tutta questa roba e rimettiamola a posto. No. Sì, subito, sì. Giorgia. No, va? Questo ce lo teniamo. No, non ci teniamo nulla, mettiamo subito a posto. Su, prendi la roba e rimettila a posto. Non è giusto. Ma che stai, Giorgia, ma che stai facendo, Giorgia? Il carrello è laggiù da solo. No, 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 Giorgia, c'è anche il mio zaino dentro. Se portano via il carrello, portano via anche i soldi, eh. Lo so, ma sto cercando il regalino. Ma non si può lasciare il carrello da solo, mannaggia a te, Giorgia, guarda. Prendo io, vai. One hour later. Guardate, ragazzi, abbiamo fatto una spesa enorme. Praticamente c'è il rullo pieno. Sì, ma metà della roba è tutta schifezza tua. Sì. Grazie, babbo, per il regalino. Ma te lo sei meritato? Io direi di no, perché non è che mi hai aiutato così tanto, anzi mi hai fatto fare il doppio lavoro, perché ho dovuto mettere a posto tutte le schifezze che hai comprato, ridi. A parte quello, però me lo sono meritato comunque. Sì, dai. Mi ho aiutato a mettere le cose sul naso, dai. E perché mi hai fatto compagnia. Sì. Giorgina, a te sali in macchina che io sistemo la spesa e poi si va via, va bene? Sì, babbo. Ok.
Giorgia, porti i carrelli e arrivo, ok? Va bene, babbo. Ragazzi, ora vi spiego quello che ho pensato prima. Praticamente voglio fare uno scherzo al babbo, che io mi nascondo nel portabagagli e quando arriverà a casa e non mi vedrà, penserà che mi ha lasciato al supermercato praticamente. Penso che lo scavalcherò. Però ora dove lo nascondo, che il babbo non le deve vedere. Aiuto! Oh, aiuto! Ce l'ho fatta praticamente! Ora però mi devo nascondere e il babbo non mi deve vedere. Metto così. Ragazzi, mi raccomando, non fate mai questa cosa perché è un po' pericoloso. Perché poi se mamma e babbo vi scopre, sono guai, ok? Quindi non fatelo. Ok, Giorgina, si va a casa. Allora, così. Mettiamo un po' di musica. Ragazzi, il babbo sta pensando che sto dormendo, invece no. Guardate dove sono. Nel portabagagli. Ragazzi, sono in uno spazio straminuscolo. Ragazzi, che sa il babbo che faccia farà? Quando vedrà che non ci sono e penserà che mi ha lasciato al supermercato. Però non mi devo far scoprire perché sennò sono molto guai. Ok, arrivati. Giorgia, senti un po', io sistemo e porto a casa la spesa, tu sali in casa, va bene? Perché? Ora devo andare velocissima in casa prima che torni il babbo. Vado a casa! Quanto pesano? Dove mi nascondo? Dentro l'armadio. Perfetto. Ce l'ho fatta. Finalmente, quanta gente c'era? Era strapieno il supermercato. Mamma mia. Ok. Oh, c'è da sistemare la spesa. Sì, ma Giorgia dov'è? Come Giorgia dov'è? Che non è entrata prima? No, io non l'ho vista. Ho capito, è sicuramente in macchina che sta dormendo, perché quando siamo partiti prima dal supermercato si era addormentata. Quindi di sicuro quando siamo arrivati a casa non mi ha sentito, quindi la vado a svegliare, vai. Ah, piccina, va bene, inizio io a sistemare. Vai, grazie. Vediamo. Giorgi! No, ma dov'è Giorgia? Aspetta. Giorgia, per... Giorgia, se sei in macchina dimmelo, perché mi sto già arrabbiando, Sarà nascosto qui dietro. Non c'è! Oddio! Ragazzi, no! No, non ci voglio pensare! Di sicuro l'avrò dimenticata al negozio! Ragazzi, mi sa proprio che l'ho dimenticata al supermercato, per quello che prima in macchina non mi rispondeva! E ora che faccio? Devo... Ora... Ma chi lo dice ora, Cinzia, che l'ho dimenticata al negozio? Ok... Allora, dormiva? No, c'è un piccolo problema, Cinzia! Che è successo? C'è un problema con la Giorgia! Quale problema? Non c'è in macchina. Come non c'è in macchina? Non c'è. Che ti devo dire? Io pensavo che si fosse addormentata, invece sono andato a controllare, non c'è in macchina. Non mi dire che te la sei dimenticata al supermercato, Ma ora che si fa? Ma non lo so, c'è tanta confusione. Non lo so. Ma chiamiamo qualcuno, i carabinieri, non lo so, cerchiamo il numero del supermercato, ma è possibile? Ma... Quando siete saliti in macchina non l'hai messa in macchina? Gli ho detto di salire in macchina mentre sistemavo la spesa. Chissà che gli è passato per la testa, che cosa ha visto e dove è andata. No, bisogna andare subito a cercarla, senti. No, allora, prima chiamiamo i carabinieri, così magari intervengono prima loro e poi magari interveniamo noi, ok? Pronto, carabinieri? Sì. Devo denunciare uno smarrimento. Di cosa? No, di chi? La mia bambina, Giorgia, eravamo al supermercato e penso di averla dimenticata lì.
A lei non è mai capitato? Che ci posso fare io? Nel senso, nella confusione pensavo fosse salita in macchina e invece non c'è. Sono arrivata a casa e non l'ho trovata, quindi di sicuro è supermercato. Che possiamo fare? Ok, state per intervenire voi. Ok, allora facciamo così. Ci risentiamo tra 5, massimo 10 minuti. Chiamatemi subito, perché almeno così tranquillizza anche la mamma, perché è veramente preoccupata. 10 minuti. Ok, grazie. Avete sentito, mamma e babbo? Ci stanno credendo che il babbo mi ha lasciato al supermercato? Ma secondo voi è l'ora di dirglielo? Altri 2 minuti, almeno mi diverto un altro po'. Salvo, dimmi. Però sono già passati 10 minuti. Lo vedo, sono passati. Però non mi ha chiamato i carabinieri, che ci devo fare io? Ma perché? Ma sicuramente non l'hanno trovata, se per quello mi hanno chiamato. Ma uffa, li puoi richiamare te? Io c'ho l'ansia. Li chiamerò io, aspetta un attimo, vai. Scherzetto, ci sono proprio riuscita a farti credere che mi hai lasciato al supermercato, Giorgia! Giorgia, ma sono scherzi da fare? Dai, babbo, ma era un piccolo scherzetto. No, non era un piccolo scherzetto, perché io mi sono impaurito con la mamma. Ora vieni qua che dobbiamo... Giorgia, vieni qui, fermati. Giorgia, fermati, per favore. Per favore, vieni qua e comportiamoci a persone civili. Ora ti spiego perché ti sei comportata male. Secondo te hai fatto una cosa bella? Dai, babbo, ma era uno scherzo soltanto per divertirmi un po'. Ma... potreste chiamare per favore i carabinieri, perché se vengono qua poi ho paura che mi arrestano. Sì, ora li chiamiamo i carabinieri, ora li chiamiamo subito. Però vieni qua, ti devo spiegare perché... Giorgia, vieni qui, perché non si apre la porta, Giorgia? Perché non si apre? Giorgia, apriti subito la porta, guarda che stai aggravando la tua situazione. Giorgia, aprimi la porta. Guarda che veramente ti metto in punizione per tutta la settimana. Giorgia, aprimi la porta. No. Giorgia, aprimi la porta. No, non ti apro. Ragazzi, io non sono mica scema. Mica lo apro. Perché mi sa che ora mi darà anche qualche sculaccione. Apri la porta, Giorgia. No, non la apro. Giorgia, aprimi. Non mi apre. Niente ragazzi, allora io devo chiudere subito le riprese, perché Giorgia non mi apre, perché Giorgia si è comportata male, perché gli devo trovare subito una punizione. Anzi, a questo punto ragazzi, aiutatemi voi. Se avete qualche punizione, ma deve essere una punizione veramente cattiva e costruttiva anche a questo punto, scrivetela nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale. E io oggi da solo, arrabbiato, vi saluto con un grande wow! Mi raccomando, scrivetemi la punizione!